Allora, un risultato che così letto com'è è abbastanza pesante per quanto riguarda la formazione Labroni. Da che cosa è nato questo risultato? Cos'è che non ha funzionato? Ma siamo partiti a mio avviso bene, dove abbiamo sbloccato il risultato con Galavino su una situazione provata durante la settimana, poi abbiamo preso gol su una disattenzione e abbiamo preso il secondo gol su un errore ancora nostro. Io penso che poi la squadra del primo tempo abbia giocato, creato, mentre il secondo tempo, dopo 15 minuti, dove abbiamo fatto la partita, il bastone è arrivato meglio di noi. Alla fine, a livello fisico, penso che questo sia stato anche per il discorso che loro già hanno giocato una partita la scorsa settimana. Ecco, bisogna sicuramente lavorare sugli errori e sicuramente bisogna dare continuità per 95 minuti. Gli errori difensivi sono stati un po' troppo grossolani per essere veri, no? Soprattutto per il gol che abbiamo preso, quindi anche il terzo forse. Ma sì, c'è il primo Mazzoni aveva chiamato la palla, non si è sentito e sono situazioni che capitano, ecco, lì bisognava sicuramente reagire, la squadra ci ha provato, abbiamo commesso degli errori, l'abbiamo pagato e questo ci fa capire che il calcio non bisogna mai dare nulla per scontato e bisogna guardare a mio avviso avanti e lavorare, ecco. Cosa le ha convinto di meno e che cosa le è piaciuto di più della squadra? Ma la squadra mi è piaciuta il primo tempo, dove abbiamo creato, cercato le situazioni che abbiamo fatto in questo periodo. La cosa che mi è piaciuta di meno è stata il discorso che nelle difficoltà dovevamo avere una gestione diversa, il fatto di volerla vincere a tutti i costi, invece a volte bisogna anche essere equilibrati perché le partite si possono vincere anche a 90esimo, ecco. Però ripeto, anche lì bisogna lavorare, ragazzi, penso che hanno dato tutto e adesso ripartiamo martedì, ecco.